l'acqua. Questo è mezzo litro di acqua e utilizzeremo invece 800 g di farina. Poi aggiungiamo zucchero, il sale e cominciamo a far sciogliere mescolando così. Adesso mettiamo degli 800 g di farina, ne mettiamo più o meno la metà, circa 400 g. Allora, adesso dobbiamo sbriciolare il lievito di birra con un po' di farina e lo sbriciolate all'interno dell'impasto. L'altra farina piano piano, forse magari era meglio setacciarla. È importante farlo un po' per volta. Vediamo. Vedete, sta cominciando a diventare elastico. Ecco qua. Aggiungiamo l'ultima parte di farina e lavorarla per almeno una decina di minuti. Ricette casalinghe. Aggiungiamo l'olio. Quant'è la di olio, va? 25 grammi. 25 grammi di olio. La spostiamo di qua. La mettiamo così e la copriamo con il coperchio. Ok. Adesso gli ridiamo l'altra volta la forma bombata. Diamo, ecco la forma, e la mettiamo a riposare stavolta per 40 minuti. E voilà, vai, copriamo. Ci rivediamo tra poco. Ok amici, ci siamo, sono passati 45 minuti. Mazza che bella! Allora, adesso dobbiamo creare i famosi panetti. Vedi come si taglia bene? Non ci abbiamo la bilancia, quindi faremo così, a sentimento, cercando di farli tutti uguali. A bombata, un po' come si fa per la mozzarella. Li mettiamo nel forno, senza temperatura, ma solamente con la luce, a riposare. E io e il nostro impasto, che è molto leggero e si sente che dentro è bello arioso. Adesso dobbiamo stenderlo come si fa in pizzeria. Quindi si parte dal centro, si schiaccia mandando l'aria verso l'esterno, perché dobbiamo fare il famoso cornicione. Ok, quindi la prendiamo con molta grazia e la stendiamo qua. L'impasto mi sembra venuto abbastanza, è molto fino l'impasto, come vedete è leggero e delicato. Allora aggiungiamo il fior di latte a striscioline, salsicce e friarielli. Prendiamo la salsiccia, la spezzettiamo. Un altro giro di salsiccia, abbondiamo, perché qua mica ce la fanno pagare extra se ne aggiungiamo di più. Un filo d'olio e voilà. Amici, ecco qua la nostra pizza salsiccia a friarielli che andiamo a infornare. Allora, vedi che bella! Ah! Attenzione, ricorda vagamente l'aspetto della pizza napoletana, però direi che ci siamo.